Grazie ancora ai nostri relatori. Adesso passiamo al secondo tema della mattinata, che è quello del consumo di suolo. Noi sul consumo di suolo in Lombardia abbiamo fatto veramente una grandissima battaglia in Consiglio regionale. Credo che sia stata proprio la battaglia più grossa che abbiamo fatto di contrasto alla legge attuale, che pur chiamandosi di contrasto al consumo di suolo, in realtà, come vedremo, di contrasto ne fa ben poco. Questi tre quarti d'ora che dedicheremo a questo tema li dividiamo con tre interventi. Il primo sarà del professor Roberto Cenci, che ci illustrerà l'importanza della preservazione del nostro suolo in Lombardia. Dopodiché passeremo velocemente a Emanuele Garda, un urbanista, che ci spiegherà i contenuti dell'attuale legge regionale sul consumo di suolo, quella che è stata approvata qualche tempo fa e revisionata recentemente. Dopodiché chiuderò io con la nostra proposta di legge, vi spiegherò un attimo i contenuti di questa proposta, che è già stata, come dire, al vaglio degli attivisti, nel senso che è proprio nata da un percorso di confronto, da un gruppo di lavoro molto attivo e molto propositivo, che in Regione Lombardia ci ha portato proprio a formulare questa nostra proposta. Sei quasi pronto? Perfetto. Io vi posso solo anticipare che appunto c'è stata questa legge regionale. In giunta si vantano del fatto che la Regione Lombardia è la prima regione che ha adottato una legge per contrastare il consumo di suolo, mentre tutte le altre regioni non ce l'hanno ancora. Tutte queste grandissime storie, poi dopodiché quando vai a vedere i contenuti vedi che in realtà sono molto molto effimeri, i meccanismi di contrasto sono ancora tutti da studiare, tutti da valutare, e soprattutto non si interviene su quello che è il vero problema che abbiamo oggi in Lombardia, che non è tanto preservare i terreni che sono agricoli non solo di fatto ma anche nei PGT, ma anche quelli che sono già quelle che sono le previsioni contenute nei vari PGT comunali, dove già si prevede l'edificazione di alcuni terreni che sono verdi allo stato attuale ma che sono già previsti in trasformazione. Se non si interviene lì, che una quantità complessiva di suolo pari a 2,5 volte la superficie della città di Milano, è chiaro che tu non vai ad aggredire il problema. Roberto, ci sei? A te, Roberto Cenci. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie. Parlare di ambiente veramente per me è una cosa fantastica, perché ho lavorato per la Commissione Europea, mi sono occupato a 360 gradi di ambiente e credetemi, lo vivo e so che cosa vuol dire l'ambiente. Oggi parlare di consumo di suolo, parlare di suolo è estremamente importante, è veramente qualcosa di vitale, poi lo vedrete, però se io venissi qui e parlassi e dicessi, tirassi fuori dei dati per il consumo del suolo, ma senza raccontarvi l'importanza del suolo, beh, insomma, peccherei notevolmente. Quindi è molto importante cercare di capire che cos'è il suolo, la fragilità del suolo, l'importanza del suolo, perché dobbiamo conservare il suolo, perché dobbiamo rispettare il suolo. Per un fatto molto semplice, poi lo vedremo, perché il suolo è estremamente fragile. A noi non sembra fragile, ma è veramente fragile. Poi il suolo ha, chiedo scusa se metto gli occhiali se non ci vedo, ha un'importanza veramente fondamentale. Se io parlo con la gente, spesso parlo con la gente, la maggior parte delle persone credono che il suolo sia qualcosa di morto. Il suolo è estremamente vivo. La maggior parte della gente pensa che sia come un pezzo di plastica, un pezzo di metallo, un pezzo di un qualche cosa amorfo. Non è vero, il suolo è veramente vivo e lo vedrete. Il suolo è molto più vivo di tutti gli altri comparti. Non esiste un comparto oggi sulla Terra che abbia la vitalità e abbia le caratteristiche del suolo. Quindi è qualcosa di fondamentale e di estremamente importante. Ecco la vita presente in un suolo. Se noi usciamo qua fuori e andiamo in un prato, qualsiasi prato, prendiamo una manciata di suolo, non una quantità notevole, quindi una manciata, troveremo miliardi di batteri, troveremo centinaia di migliaia di protozoi, troveremo nematodi, insetti, radici e tant'altro. Quindi una biodiversità infinita che è presente solamente nel suolo. Ma poi c'è un altro aspetto: il suolo è veramente un valore di vita, è un valore ambientale, è un valore culturale, un valore economico, ma ovviamente tutti questi valori noi li trattiamo male perché ogni giorno noi perdiamo suolo e lo trattiamo male. L'ho detto prima ma non mi stancherò mai di ripeterlo: perché lo trattiamo male? Per un fatto che noi siamo abituati a calpestarlo. Quindi noi possiamo vedere se l'acqua è contaminata dal colore e dall'odore, la stessa cosa per l'aria. Il suolo no, perché non abbassiamo mai tra l'altro lo sguardo, i nostri occhi sono paralleli al suolo e quindi abbiamo un comportamento non amico con il suolo, e questo è veramente estremamente dannoso. Dobbiamo cambiare
cambiare questo tipo di mentalità. Chiedo scusa se uso un termine forte, noi siamo abituati a sputare sul suolo. Beh, dobbiamo veramente cambiare, il suolo deve essere il nostro amico, ma poi lo vedremo per quale motivo deve essere il nostro amico. Ovviamente, che cos'è? È anche una fonte di vita ed è un grandissimo filtro di tutte quelle porcherie, quei contaminanti che noi immettiamo nell'aria, che poi sedimentano o buttiamo direttamente. Quindi produce fibre alimentari direttamente per noi o indirettamente, supporto per la crescita ovviamente di un'infinità di piante, filtro per l'acqua e per gli inquinanti. Se non ci fosse il suolo, tutte le nostre acque sarebbero pesantemente contaminate e non potremmo più berle. E degrada, ed è una grandissima capacità di degradare i contaminanti organici. Perché riesce? Per la grandissima quantità di biodiversità che avete visto prima, che è presente nel suolo. Ecco la fragilità del suolo. Per creare, e qui dobbiamo veramente fare molta attenzione e ricordarcelo questo, per creare un centimetro di suolo alle nostre latitudini servono mediamente 200-300 anni, quindi serve qualcosa di decine di generazioni. È il comparto che a noi non sembra, ma in realtà è il comparto più fragile di tutti gli altri comparti. Ovviamente bisogna far capire, per la vita che noi vediamo e che noi stiamo vivendo, ogni comparto ha esattamente la stessa valenza, ma ogni comparto ha una fragilità differente dall'altro. Il suolo è il più fragile in assoluto e vi porto degli esempi. Prendiamo l'aria, ma quante volte i nostri grandi politici, quando vedono le concentrazioni di gas presenti nell'aria, che cosa fanno? Fermano le autovetture per qualche giorno, fanno qualcos'altro, ma è sufficiente poi una pioggia, quindi pregano il dio dell'acqua, è sufficiente una pioggia di 3-4 ore e i parametri calano enormemente, c'è il dilavamento dell'aria. Ecco, avete già capito, l'aria non è così fragile, assolutamente. È lo stesso principio per l'acqua. L'acqua evapora e quindi ecco il terzo comparto. Aria, prima, acqua, è sufficiente che evapori e ritorna ad essere acqua pulita. E il suolo, no, ricordate, 200-300 anni. Quindi il suolo è decisamente più fragile, noi dobbiamo proteggerlo molto di più. Poi c'è un altro aspetto, e lo vedremo fra pochissimo. Noi cresciamo mediamente di 70-80 milioni. La Terra non è che si gonfia per fare posto a queste persone, anzi, lo vedremo, noi perdiamo del suolo, ma lo perdiamo per un'infinità di generazioni future. E vedremo quali sono le metodiche che permettono di perdere il suolo. Prima però guardiamo velocemente quali sono gli utilizzi prevalenti del suolo. Ovviamente anche in Regione Lombardia l'agricoltura la fa da padrone, perché il 40% dell'agricoltura a livello nazionale è fatta in Regione Lombardia. Poi abbiamo industria, abbiamo trasporto, residenziale, ricreativo, storico-culturale. Questi sono un po' tutti gli utilizzi per quanto riguarda il suolo. E entriamo adesso nella perdita del suolo. Se io parlo con voi, ma con la maggior parte delle persone, quando si parla di perdita del suolo, che cosa indica uno? Beh, strade, abitazioni, costruzioni e tant'altro, quindi la perdita visibile. Ma perché? Perché è l'unica cosa che noi sappiamo vedere ed è quindi è la perdita visibile. Poi tra l'altro gioca moltissimo anche la nostra memoria, magari arriviamo in un posto che abbiamo visitato diversi anni fa e troviamo un grande edificio, ci accorgiamo che è stato perso il suolo, perché la nostra memoria ritorna al passato, magari in quel campo abbiamo anche giocato a calcio o ci siamo divertiti da piccolo. Io mi ricordo nel mio paese c'era un sentiero bellissimo che portava in un bosco e adesso c'è una superstrada con un grandissimo ponte, ecco che mi ricordo ancora che lì c'è una perdita di suolo, poi la vediamo tutti i giorni, ma questa è una sola, è uno degli aspetti della perdita del suolo. Il suolo lo vedrete, lo stiamo perdendo in un'infinità di altri modi, di comportamenti che non sono assolutamente corretti, che noi facciamo, e la colpa è veramente, veramente nostra. Consumo, perdita del suolo visibile. Prima si perdevano mediamente in Italia da 7-8 metri quadrati al secondo. Noi stiamo già chiacchierando da parecchio tempo, guardate quanto suolo è stato perso. Adesso mediamente sono circa 4 metri quadrati al secondo. Quello che voglio però evidenziare, ed è veramente qualcosa dal mio punto di vista offensivo per il cittadino, per me stesso, io sono veramente molto molto arrabbiato. In 25 anni circa la mia provincia, io abito in provincia di Varese, la mia provincia praticamente non esiste più. Non esiste più perché il suolo che abbiamo consumato, suolo visivo che abbiamo consumato in Regione Lombardia in 25 anni, abbiamo asfaltato, abbiamo cementificato una provincia intera. Ma se andiamo avanti di questo passo, che cosa lasceremo poi alle generazioni future? Andiamo però a cercare di capire anche le problematiche. Quindi
I cambiamenti climatici che ci sono in corso, le erosioni, queste bombe d'acqua che arrivano e che fanno un grande divamento, potete vederlo dal colore, quello è suolo perso, ma sarà perso per sempre, sarà perso per le generazioni future, quindi i cambiamenti climatici incidono pesantemente per quanto riguarda le perdite del suolo. E adesso vediamo le perdite del suolo che sono invisibili, quelle che dove noi non ce ne accorgiamo, si accorge chi è molto sensibile, si accorge l'esperto, ma il cittadino comune, e non voglio offendere ovviamente nessuno, difficilmente si accorge delle perdite invisibili. Contaminazioni, tra l'altro qui abbiamo la Caffero, che è un sito di interesse nazionale. Io ho portato tra l'altro poi due esempi molto banali, la terra del fuoco, e quindi sono suoli persi per le generazioni future, e un altro aspetto estremamente grave e dannoso, e noi siamo veramente stati molto fortunati in Italia ad aver annullato l'utilizzo del nucleare per produzione di energia, e qui c'è una foto di Chernobyl, non dimentichiamo che sono circa 1000 km² che sono persi per sempre. Quel suolo qui non verrà più utilizzato per i prossimi 200-300-400 anni. Ecco un'altra perdita del suolo. Scusate. Perdita del suolo per la mancanza e la perdita di sostanza organica. È una cosa che noi non vediamo, ma gli esperti la conoscono, gli agricoltori la conoscono. Perdere sostanza organica vuol dire perdere biodiversità, perdere quella vita che vi ho parzialmente elencato prima. Vuol dire perdere la vitalità del suolo stesso. E questa è perdita del suolo. È perdita del suolo che va a sommare a tutte le altre perdite. Quindi se perdiamo la sostanza organica, come ho detto, c'è un'infinità di a cascata di problemi che il suolo ha rispetto a quello che potrebbe essere utilizzato e rispetto a tutto quello che potrebbe essere coltivato. Perdita del suolo ancora, e ce ne accorgiamo in modo veramente minimo, desertificazione. L'Italia, guardate questa mappa, i colori rossi, lì sta perdendo suolo per desertificazione. Questo suolo, e ricordatevi, quando i romani presero Cartagine, oltre a bruciarla, che cosa fecero? Sparsero il sale, ve lo ricordate. Che cosa vuol dire? Vuol dire mettere il sale che non c'è più vita. È la stessa identica cosa, se noi andiamo avanti con la salinizzazione del suolo, e questo avviene tutti i giorni per una cattiva gestione del suolo da parte anche di imprenditori e tant'altro, vuol dire che perderemo poco per volta una quantità di suolo. E l'ho detto, il suolo, la nostra terra non riusciamo a gonfiarla, esattamente sempre la stessa, ma si riduce in modo significativo mentre la popolazione aumenta. Quindi questi sono altri due aspetti che noi abbiamo. Perdita del suolo per erosione. Ecco, qui bisogna anche tra l'altro un pochettino onestamente bastonare chi ci governa e bastonare certi centri di ricerca. Immaginate, non c'è una mappa nazionale che evidenzi l'erosione. Alcune regioni mancano, altre ci sono, e anche questo, l'erosione per una perdita del suolo infinita, perché non ci sarà più, dobbiamo capirlo, mettercelo nella testa. Suolo perso per sempre. Ricordatevi, noi dobbiamo lasciare un ambiente pulito, un ambiente sano a chi verrà domani, chi verrà dopo domani. Non dobbiamo avere egoismo, quindi dobbiamo spesso e volentieri, ognuno di noi guardi in basso, guardi il suolo, e prima magari di offendere il suolo faccia un attimino attenzione. Poi abbiamo chiaramente l'inquinamento antropico che fa dei danni. Qui ho elencato, e poi ne parlerò in modo un po' più dettagliato, di tre aspetti a cui tengo in modo particolare: fanghi di depurazione, concimi minerali, fitofarmaci, pesticidi, scarico di rifiuti, ricadute al suolo di diossine, IPA e tant'altro. Quindi tutti questi vanno a influire negativamente sulla qualità del suolo. Se si riduce la qualità del suolo, si perde il suolo, ma il suolo lo possiamo poi magari perdere per sempre. Ecco, questo tra l'altro è riportato in un libro che ho scritto, è la distribuzione del cesio 137, tutti ricorderete il nefasto incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986, la nube passò, ecco anche qui, la nube passò e in tempi molto brevi ha dilavato e quindi si è pulito l'aria, già qui potete capire l'aria come si può ritornare ad essere buona in tempi brevissimi, e ha lasciato come regalo... una quantità abbastanza significativa allora di cesio 137, in modo particolare nella provincia di Como. Però ovviamente voglio tranquillizzare tutti, questi sono dei dati tranquilli, quindi non creano problemi adesso, allora avevano creato per alcuni mesi alcuni piccoli problemi. Però ci sono tre aspetti, sempre per la perdita del suolo, e una perdita del suolo subdola che a me preoccupano in modo significativo. Fanghi depurazione. Vengono utilizzati oggi in regione Lombardia circa 850.000
850.000 tonnellate all'anno di fanghi di epurazione, dove contengono ogni ben di Dio. Non entro troppo nelle normative, nelle leggi, però contengono, immaginate tutto quello che noi facciamo e voi fate, quindi lavarsi, non lavarsi, le lavatrici, lavare i panni e tant'altro, il lavaggio delle strade, quindi con tutte le varie porcherie che sono andate, vanno a finire nei fanghi di epurazione. Quindi i fanghi di epurazione sono un pool di contaminanti e noi ne utilizziamo 850.000 tonnellate in agricoltura in regione Lombardia. Nucleare, il nucleare va parlato, attorno a noi abbiamo un'infinità di centrali. Se l'incidente di Chernobyl fosse avvenuto nelle nostre vicinanze, beh, probabilmente questa riunione, non so se questa riunione sarebbe stata fatta, sarebbe stata possibile farla. Quindi anche qui dobbiamo fare attenzione, perché lì è un'altra cosa che noi possiamo perdere. Quindi, per quanto riguarda i fanghi di epurazione, io ho una grandissima paura che lo spandimento così massivo, con tutti i contaminanti presenti, possa essere un contaminante subdolo che fra 10, 20, 30 anni abbiamo ucciso la biodiversità e la qualità e la salute del suolo. Questo può avvenire, fortunatamente, poi vi dirò qualche cosa più avanti, fortunatamente probabilmente le cose non avverranno in questi termini, ma per adesso possono avvenire, quindi dobbiamo veramente fare attenzione. Il nucleare, ve l'ho detto, la stessa identica cosa che a me fa molto paura sono gli organismi geneticamente modificati. L'utilizzo su vasta scala. Ci sono ricerche che hanno fatto amici miei e hanno trovato che vi sono delle modificazioni per quanto riguarda nella biodiversità nel suolo che è stato utilizzato con organismi geneticamente modificati. La mia paura è sempre questa. La ricerca deve andare avanti su ogni campo, ma io ho veramente paura e non sono d'accordo nell'utilizzare su vasta scala gli organismi geneticamente modificati. Occorrono prima studi seri, studi approfonditi, ma non studi fatti in un anno, fatti studi che devono essere portati avanti per numerosi anni. Questi studi è veramente fondamentale. Sono quasi alla fine, però adesso userò 3 o 4 minuti per dire questo. Che cosa dobbiamo fare? Sì, 3 minuti, ho finito. Che cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto informare, educare. Yolanda Nanni e Corbetta stanno informando veramente in tantissimi paesi, stanno portando avanti le problematiche del suolo in tantissimi paesi, quindi c'è veramente una grandissima informazione. Monitoraggi, quindi gli studi del suolo sono fondamentali, e sono fondamentali perché se io non conosco la temperatura di una persona non posso dargli la medicina se non conosco la malattia, e quindi il monitoraggio è fondamentale. E qui devo veramente una cosa di cui sono felicissimo, e questo grazie a Yolanda Nanni e a tutti gli altri portavoce in Regione Lombardia, ed è qualche cosa che dal mio punto di vista, credetemi, doveva essere detto su tutte le televisioni, tutti i portavoce dovrebbero andare in giro a raccontare questa cosa. La Regione Lombardia è avanti 20 anni oggi grazie al Movimento 5 Stelle e grazie a Yolanda e agli altri 8, è avanti 20 anni perché si sono ottenute 3 cose fantastiche. Allora, il proseguo del progetto SOIL verrà ripetuto. Il progetto SOIL l'ho ideato io, l'ho portato a termine io non lo dirigerò al prossimo, ma verrà fatto, e quindi ci sarà il secondo punto sulla qualità del suolo, cosa mai fatta. Questa non esiste in Italia, non esiste in Europa. Studio approfondito per quanto riguarda l'utilizzo dei fanghi di epurazione, altra cosa meravigliosa, e altra cosa fantastica, tutti i grandi impianti potranno, dietro richiesta della Regione Lombardia, potranno avere il monitoraggio attorno, quindi si potrà capire quale tipo di impatto la grande macchina o il grande impianto fa. Credetemi, siamo avanti 20 anni, questo bisogna dire grazie veramente al Movimento 5 Stelle. Penso che un applauso a loro vada fatto. Ancora un minuto e mezzo, poi ho finito. Io sono qui a parlare di suolo con entusiasmo, mi batto per il suolo da moltissimi anni, però una persona molto molto più saggia di me, 66 anni, diceva che la lotta del suolo, perché aveva già capito l'importanza del suolo e non l'importanza degli altri comparti. Ripeto, sono tutti estremamente importanti, ma la fragilità del suolo è decisamente maggiore, e appunto diceva già che la lotta per il suolo sarà dura e forse secolare, 66 anni fa, e noi siamo qui a parlare oggi, fortunatamente siamo riusciti ad ottenere. E vorrei lasciarvi veramente con una mia frase a cui tengo moltissimo. Noi abbiamo, in modo particolare il Movimento 5 Stelle, di cui una delle stelle è l'ambiente, e noi dobbiamo veramente dare le possibilità alle generazioni future di sognare, e con questo vi ringrazio.